Amici, è da tantissimo tempo che mi state chiedendo di iniziare una serie CTM, ovvero completa il monumento, ed eccoci qui ad iniziare la Extreme Survival Island. È una mappa che ho trovato totalmente a caso, sembra molto interessante, quindi perché non portarvela e magari farla diventare una serie delle 18, ovvero ogni 18 di pomeriggio, ovvero alle 6, magari vi carico un episodio, dipende come va il primo, dipende se vi può piacere. Quindi amici, fatemelo sapere nei commenti e senza perdere altro tempo direi di iniziare a non farci picchiare. Sì, spero. Ok, game start. Qua c'è il tipo che l'ha creata. Vabbè, per il momento non ci interessa. E bonjour, mon amour, mon amour. Allora, io inizierei a prendere del legno. Tra l'altro, piccola introduzione, se mi vedete giocare senza cuffie e vi state chiedendo questo qui è un idiota totale, io vi rispondo sì, è vero. Ma perché nell'ultimo episodio del Bed Wars, mi sembra l'ultimo che ho caricato, pensavo che mi si fossero scaricate le cuffie, invece si erano rotte per sempre. Quindi non ho più le cuffie per giocare al PC. Quelle della Play sì, quelle del PC no. E quindi non so per quanto tempo mi vedrete senza cuffie. Dovrò ordinarle da Amazon. Ma non mi voglio perdere in chiacchiere e direi di fare sti cosi qua e ci facciamo una crafting table. Così non ci dà fastidio. Tra l'altro, allora fatemi vedere cosa c'è. Lì c'è una casetta. Andiamo, andiamo alla casetta. Quindi c'è una casetta e qui c'è una montagna con del carbone, perfetto. Ecco, stavo giusto dicendo che ci servirà appunto del carbone in caso dovessimo creare una mini farm. Qui tra l'altro c'è una nuvola alquanto fastidiosa e che cos'è? Bene, molto bene, molto bene. Quindi ci prendiamo tutti gli oggetti della situazione, strautili. Per ora questa la utilizziamo come base. Tra l'altro volevo prendere la chest per metterla tipo in un posto un po' più carino, perfetto. Sta nuvola mi sta triggerando, ok? Nuvola, mi stai triggerando. Mi do una sistemata e tra l'altro prendiamo anche della pietra iniziale. Non so per quanto ci possa servire, magari troviamo altre robe. Sono certo, ma tipo ne ho la certezza totale, 100%, che sopra ste palme secondo me si nasconde una cesta. Ora, dite di andare già adesso o esploriamo prima la montagna? Allora, anzi, prima di tutto, mi prendo del carbone, che, fidatevi, può sempre servire. Poi dovrei fare anche una farm di cibo, a meno che non ce lo dia il gioco, non lo so. Non so, per ora mi prendo un attimo sto carbone e poi decidiamo. Ok, allora, facciamo così. Dato che c'è un botto di carbone e non sto qui 3 ore a prenderlo, quando ci servirà lo prenderemo. Cesta! Lava! Cesta, lava, pollo! Cesta, lava, pollo! Ok. Smeraldo! Ok. La situazione si sta facendo molto interessante. Allora, facciamo così, per non fare errori. Intanto mi prendo sta cesta e me ne torno alla... No, si sta già facendo notte. Devo farmi un letto. Che io con ste cuffie non sento... Con ste non cuffie. Non è che senta più di tanto. Quindi facciamo così, va. Mi vado un attimo a migliorare la base mettendo sta cesta in parte a questa. Così diventa una doppia cesta. E ci possiamo mettere dentro tutte ste cose che se dovessi perderle mi metterei a piangere. Anzi, tra l'altro, mettiamoci anche la fornace. Intanto la nuvola sta arrivando prepotente addosso a noi. Perfetto. Oh, c'ho piccignacolo. Quanto ci scommettete che ci muoio? Vai via, pollo. C'è pollo. Oh, yes. Perfetto. Allora aspettate un attimo, va. Per non far entrare i peggio mostri, barrichiamoci one second. No, fermi. Entrano dei lati. The Walking Dead. Ammazzali. Ammazza anche lui. Ci moriremo, signori. Siamo già morti al primo episodio. Perfetto. Da riparo sicuro è diventata la nostra morte. Si è scappati. Mezzo cuore, si è scappati. Ma io li affronto, piuttosto ci muoio. Venite, zombie infami. Sotto. No, mi si è rotta la spada. Perfetto, è la fine. Mi si è rotta la spada. Scappa in casa. Cioè, ma non è possibile che la casa sia piena di nuvole? Oh, ora in teoria dovremmo essere riparati, giusto? Oh, con sta nuvola che non si vede niente. Facciamo che mi mangio le rotten flesh, va? Sì, lo so, ci siamo avvelenati, ma non è un problema. Ma sì, dai, mi son fatto la spadina. Mi mangio pure la carne, va? Così facciamo passare la notte. Lo sapevo che trava il ragno, ci avrei scommesso. Però il ragno è buono, perché magari se mi droppa robe interessanti... Muori? Perfetto, dai, dammi roba, non mi ha dato niente. Cioè, che poi con quanta facilità si è fatto notte? Così, giusto per dire. Beh, a sto punto mi sa che conviene far passare la notte, eh. Oh, finalmente sta sorgendo il sole. Ho deciso di passare la notte nel mio bunkerino. Almeno così mi salvo e non succede niente. Basta, zombie, cosa vuole? Guardate quanti! Cioè, ma come mai così tanti mostri?
Ho deciso di togliere le nuvole perché sono di un fastidioso, ma di un fastidioso che voi non avete idea. Quindi ho preferito toglierle. Ora che si è fatto finalmente giorno, ma ci sono ancora i creeper, inspiegabilmente... Dai, esplodi. Perfetto. Magari c'era un tesoro segreto sottoterra. No, non è vero, l'ho voluto far esplodere apposta. Andiamo a dare un'esploratina, tipo qua sopra. Ci scommetto qualsiasi cosa che c'è almeno o un segreto oppure una cesta. Magari non su questo, però su una delle 4, 5, quante sono, palme. Così almeno è una scusa sia per prendere il legno, sia per vedere se c'è qualcosa. E io direi di non sprecare questa occasione. Allora, non mi sono portato... Ah no, invece c'ho la terra dell'esplosione del creeper. Vedete, era tutto calcolato. Eh? Non ve l'aspettavate? Neanche... vedete? Mi prendo pure la cesta. Vedete che c'era la roba e secondo me c'è su tutte le palme. Lì c'è un tipo! Lì c'è un tipo! Mi butto? Se mi butto muoro? Muoro se mi butto, secondo voi? No, perché c'è l'acqua. C'è una X con le palme. Vabbè, ma magari è solo la luce. In caso lo esploreremo. Delle zucche. Bene, vedete? Vedete che stiamo partendo strabene? Buongiorno, signor Seyong. Seyong, Seyong, io sono un pescatore cinese, ya. Che non dicono ya i pescatori cinesi, ma... Ok. Quindi, buongiorno. Allora, cosa... ma in realtà sapete che è un buono scambio? Vabbè, Seyong, se ti rubo i pesci non ti dispiace, giusto? Cioè, alla fine sei un pescatore per darli agli altri. Dicevo, ma sapete che quasi quasi convengono sti scambi? Eh sì, Seyong, mi sa proprio di sì. Lì cosa ho visto? Delle zucche. Oh, perché io il mio più grande problema è il cibo. Oh, guardate qua quanta roba. Quindi ho un piano. Questo primo episodio ci facciamo. Allora, potremmo esplorare le altre palme e la voglia ci sarebbe. Però per il momento conviene prendere un po' di semini e fare tipo una farm. E poi, in teoria, dovremmo prendere quel cibo da Seyong. E soprattutto sapete cos'è la cosa più fondamentale? Ma tipo proprio fondamentalissima? Un letto, che per il momento non abbiamo. Quanti semini ho? 10, ne vorrei un po' di più. E andiamo lì dal buon Seyong, ci facciamo la base. Oddio, in realtà non so quanto convenga farla in parte a Seyong. C'è il mare, vediamo. Allora, se c'è il mare in parte alla mia casettina, la faccio lì. Altrimenti, perché almeno è più vicina a casa. Sì, dai, la faccio qui. Ok, perché lì da Seyong alla fine basta fare i baratti col cibo e poi lo possiamo tranquillamente abbandonare al suo inutile lavoro. Quindi io direi metto tutti i cosi di terra e poi andiamo a piazzare i semini. Ovviamente dopo averlo reso arabile. Tec, la prima farm non si scorda mai. Oh, perfetto, quindi dobbiamo solo aspettare che cresca il grano. Così almeno abbiamo del cibo e smettiamo di mangiare la carne di zombie, che sinceramente dopo una certa fa anche male al pancino. Ora, cosa possiamo esplorare? Vediamo cos'ho, ma ce l'avevo già i... ne ho uno di smeraldo. No, allora lo andiamo a dare al buon Seyong. Tra l'altro il cibo ce l'abbiamo. I diamanti, secondo me, ce li è andati per fare il piccone. In teoria sarebbe la cosa più saggia, il piccone. Però non lo so. Per ora quindi vado da Seyong, mi prendo del cibo e poi ci esploriamo un attimo la montagna, perché magari ci troviamo roba interessante. Del tipo del ferro, potrebbe essere utile. E soprattutto se troviamo dei diamanti, perché non prenderli? Ho trovato un pollo in terra totalmente a caso, ma va bene così. Allora, cosa dite di prendere? Carote o patate? Patate? Prendiamo una patatina. Grazie, Seyong. Ciao. Ma perché è pieno di polli morti? Cioè, spiegatemela sta cosa. Sto continuando a trovare polli deceduti per cause non naturali e non saprei il motivo. Voglio cucinare appunto sta roba dei polli e metter dentro questi qua. Potremmo fare un'altra farm. Ferro! Perfetto, perfetto! Benissimo, benissimo. Perché non l'avevo visto prima? Cioè, com'è possibile sta cosa? Tra l'altro, tre pezzettini appunto per farci il piccone. Volendo. Anzi, facciamo così. Per ora me li tengo qui da parte gli iron. E il piccone me lo faccio di pietra, come mi faccio di pietra anche gli altri utensili. Quindi allora saliamo una... Oh, si sta facendo notte. Oh mio Dio. Diamo un'esplorata veloce. Vi prego, mi serve un letto. Cioè, io non posso sopravvivere alla notte. Mi sa che ci muoro, eh. Tra l'altro qua c'era la lava e io avrei anche un pochino paura da andarci così vicino, però magari
dove c'è lava ci sono, non lo so, diamanti. So come funziona questo gioco, magari sì, magari no, magari ci sono delle altre zucche. Vabbè, c'è pure un Enderman, ok. Venghi ragno, venghi che le devo dire una... No, c'è il cri... vabbè, scappo, ok, finita, perfetto, è stato un piacere, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, ma io non posso passare tutte le notti qui imboscato nel mio rifugino stupidino, Dai, ma stiamo scherzando. Dato che praticamente sono bloccato per la notte, quasi quasi concluderei quel primo episodio. Almeno ci siamo fatti la farm che funziona. Dal prossimo, in caso, se vi può interessare, possiamo andare ad esplorare le prime lane. Non so dove... Wow, chi mi sta picchiando? Non so dove possono essere, però da qualche parte saranno. Quindi, signori, direi che mi tolgo le cuffie, ma non ho le cuffie. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Ora, vabbè, non abbiamo fatto niente di eclatante, ma almeno il buon Seyong ci ha dato del cibo con cui sopravvivere. Io vi ringrazio e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2.45, con un nuovo video. Ciao!